Forse non l'hai notato, ma in questa storia c'è un uso responsabile dell'energia. Con Plenitude il consumo consapevole fa parte della vita di tutti i giorni. Scegli anche tu il cambiamento. Allora, come va? Bene, tutto bene, da Zone Code Game. Ti sei divertito? Sì, domenica è stata una gran bella partita, tirata, emozionante, fisica, di quelle partite belle, belle da commentare, belle da vedere. Assolutamente, molto bellissima, bene. Bellissima e insomma, che lascia tutta una serie di strascichi, come dicono quelli bravi. Eh sì, perché poi sai, sono vittorie per Milano che possono avere anche una ripercussione a livello mentale. Qui vediamo le immagini, partita tiratissima. Ah, quindi non stai parlando di Cremona Treviso? No, parlavo di questo, poi parliamo anche delle altre. Ho visto a Sprazzi, ma l'ho visto. Allora, Milano sopra di 12, poi sono riapparsi un po' i fantasmi delle rimonte subite col Partizan, sì, col Bayern Monaco, però nel finale punto a punto Milano ha avuto più energie, più lucidità e l'ha portata a casa. Dopo 5 sconfitte consecutive l'Olimpia torna a vincere. È chiaro, in campionato conta 2 punti, ma in realtà conta molto di più perché conta per il morale e vedremo se conterà per il futuro. Sì, partita che contava secondo me più per Milano, sì, che per Bologna, premesso che Milano-Bologna conta per tutte e due a prescindere, perché insomma il fascino della partita, la rivalità, insomma la rende sempre comunque speciale, però non c'è alcun dubbio che stiamo vedendo molto chiave ovviamente della partita, col 79 pari e poi con la lucidità che Milano ha avuto proprio negli ultimissimi possessi. Questo è il momento chiave, no? Sì, Lumber sbaglia. Sì, poi c'è stato alla fine quell'ultima possibilità che ha avuto Bologna con Hackett, che non ha tirato da tre quando avrebbe potuto tentare il tiro del pareggio, è andato dentro, ha subito fallo. Poi che è successo? Ha tirato 2 tiri liberi. Il primo l'ha messo, il secondo l'ha sbagliato apposta perché doveva fare 3 punti e rimbalzo Bologna non l'ha preso. Le assenze anche importanti, qui vediamo proprio Hackett che sbaglia il secondo libero, poi fra l'altro Lumber travolge un tifoso, sì, nelle prime file. Non deve essere stata un'operazione semplice, perché Lumber comunque ha una certa fisicità, sì, e quindi Milano, allora, è molto importante per Milano che chiaramente insomma si rilancia, anche se insomma io ho la mia percezione di una squadra che a Sprazzi ha sempre giocato, nel senso che chi ha visto, io ho visto sia Monaco che Partizan Olimpia, ho visto tutte e due, insomma ci sono stati Sprazzi abbaglianti di Milano, con delle intermittenze però pesantissime. Sicuramente è importante dal punto di vista psicologico, è importante anche dal punto di vista pratico, perché unita alla contemporanea sconfitta di Cremona rende ancora più semplice l'arrivo fra le prime 8, che non era particolarmente in discussione, però sai, il calendario Milano, se non sbaglio, ancora Brescia, sì, e Trento da affrontare prima di chiudere il giro d'andata. Insomma, sono 2 punti fondamentali anche in ottica Final Eight. Poi, secondo me, i segnali importanti sono arrivati da giocatori come Melli, che abbiamo rivisto con la faccia giusta, che ancora quest'anno non si era mai vista. Flaccadori. Tra l'altro, Melli condizionato dai falli, ma che, sì, è riuscito comunque a lasciare il segno. Esatto. Ha giocato una buona partita Ricci, quest'anno poco utilizzato e quasi mai brillante. Ha giocato bene Bortolani. Quindi, dagli italiani sono arrivati segnali importanti. E poi, come dicevi tu, per la classifica era fondamentale riavvicinarsi all'obiettivo Final Eight. Bologna, secondo me, ha pagato molto l'assenza di Paiola, perché sai, esce, sì, Hackett, avere Paiola, certo, e Lumber come guardia li può aiutare a giocare con un po' più di ritmo. Però insomma anche Milano, ricordiamo, aveva fuori ancora Beron e Mirotic, quindi Bologna aveva fuori anche Miki. E invece l'impatto dell'Eurolega secondo te c'è stato? Sì, per tutte e due, però è vero che Bologna ha giocato venerdì, Milano ha giocato giovedì, sì, però entrambe hanno disputato 2 partite molto faticose a livello emotivo, a livello fisico. Diciamo che è stata una battaglia proprio di chi aveva più energia alla fine, e Milano secondo me ha trovato qualche stilla di energia in più rispetto a Bologna. Vedremo che succederà in settimana, ci sono 2 trasferte in Eurolega molto impegnative, quella a Barcellona per l'Olimpia, che è quasi una partita dentro fuori, perché insomma, quando sei 4-9 devi cominciare a fare anche qualche calcolo, anche se col play-in sicuramente i margini di recupero ci sono, però insomma mancano 21 partite che sono tante, ma non sono più le 34 che c'era all'inizio stagione. Per Bologna, Bologna fra l'altro ha questa peculiarità che fuori casa non vince da un bel po', sì, è vero. E quindi insomma, così come la Segafredo Arena è un fortino inespugnabile in questo momento, deve tornare a vincere fuori casa. Ci vuole un caso di impresa col Baskonia, a quel punto insomma l'obiettivo playoff si avvicinerebbe parecchio. Baskonia che peraltro è in risalita, poi ne parliamo dopo con Ivanovic, che l'ha riportata in alto. Doppia sfida Spagna-Italia, molto, sì, interessante questa settimana. Con la sua capigliatura. Particolare. Sì, particolare. E poi c'è Brescia che è la nuova capolista, e quindi forse insomma quello che diciamo dall'inizio della stagione, di una squadra che non ha gli impegni che possono appesantirla durante la settimana e che però invece ha un roster di grande equilibrio, si comincia a vedere. Poi queste vittorie di 40 punti fanno un certo effetto. Insomma, mi sembra in questo momento
la terza forza, la prima dal punto di vista della classifica, partendo dal presupposto che poi dovrà essere dimostrato ovviamente che Milano e Bologna abbiano qualcosa in più in assoluto nel roster, se c'è una terza forza in questo momento è sicuramente Brescia, anzi guardando la classifica è la prima forza del campionato. Assolutamente sì, ieri partita da record, 110 punti segnati, a un certo punto era avanti di 52, poi ne parliamo di questa partita, sì, anche dopo, perché abbiamo un protagonista, no, purtroppo, e soprattutto della... cerchiamo di capire come è possibile che la stessa squadra che batte, esatto, Milano in maniera molto convincente poi... 40 punti nella partita successiva. Però bello vedere comunque la piazza come Brescia in vetta alla classifica, non capitava da qualche anno, questa è una piazza molto molto calda che segue tanto con tanto interesse la squadra. Fra l'altro adesso Brescia ha un bel calendario perché ha Reggio Emilia, Venezia e Milano nelle prossime partite, quindi tre esami importanti per capire se davvero può restare a lungo così in alto. Sarà certo, un dicembre tutto da seguire. Se continuerà a giocare con questo, con questa intensità, insomma sicuramente non potrà più essere considerata, diciamo, nel girone di ritorno semplicemente una grande outsider. E poi Brindisi, passiamo, facciamo salvezza, un volo pindarico dalla testa alla coda della classifica. Perché, perché si sta complicando, sta diventando molto interessante anche la lotta a salvezza. Brindisi. Sì, Brindisi e Treviso hanno fatto due vittorie importanti. Brindisi, quello che di fatto ormai è uno scontro diretto con Varese, Varese che si è un po' incagliato. Ha accorciato un po' la classifica Brindisi battendo Varese, perché adesso abbiamo 6 punti Varese, 4 punti Treviso e Brindisi. Brindisi ha giocato una stagione fino a questo momento mai al completo, ieri e domenica per la prima volta ha potuto utilizzare tutti i suoi giocatori, Lascheschi, Snead, Sengrin hanno fatto tutti molto bene, si vede che adesso la squadra al completo gira meglio, ha un po' rotto il ghiaccio e sembra diciamo giocare con più libertà. Mentre Varese ricorre al mercato a questo punto. Sì, ricorre al mercato, Colli Stein pare sia già di fatto tagliato, arriverà Skyler Spencer che abbiamo visto negli anni scorsi a Trieste, insomma serve una scossa per una squadra, lo sappiamo, il gioco di Bilaszewski è un gioco che va molto ad estremi, se va bene va molto bene, quando va male invece va molto male, se i tiri non entrano, se non si riesce a dare ritmo, a correre nel modo giusto, si rischia di fare prestazioni come quella di domenica. Treviso vince a Cremona, una partita che ho visto perché si è accoppiata bene, nel finale della partita, chi l'ha visto lo sa, è arrivato esattamente all'intervallo di Milano-Bologna, quindi era punto a punto. Treviso, insomma, vedi, aveva perso tante partite all'inizio, da quella famosa prima giornata contro Milano, tante partite aveva perse veramente di pochi punti. Poi come un tappo di champagne che è stato ormai stappato, insomma, seconda vittoria consecutiva. Sì, una vittoria maturata nel finale, come dicevi tu, la partita era pari praticamente a 3 minuti dalla fine, poi 10-0 di parziale Nutribullet. Questa è una squadra che qualcosina ha cambiato, ha preso un nuovo playmaker, ha preso Lisevicius, giocatore esperto che già avevamo visto in passato a Reggio Emilia. Ieri Lisevicius 25 punti e 7 rimbalzi, diciamo che il restyling di Treviso sta funzionando. Poi scelte un po' diverse da parte di coach Vitucci, rotazioni un po' più asciugate, Camara, Faggian non sono entrati, insomma qualche variazione tattica che sta portando un po' di risultati. Questa è la seconda vittoria consecutiva per Treviso, che aveva battuto Brindisi la settimana scorsa e che è prepotentemente rientrata in lotta. Assolutamente, è rientrata in corsa per una salvezza che sembra, insomma, la portata, e in effetti quello che si è visto fin qui, soprattutto in queste ultime partite, va in quella direzione. Poi insomma ci sono state altre partite importanti, la vittoria di Reggio Emilia a Napoli, sì, in uno dei match sicuramente più interessanti della giornata, in quella che è ormai la borghesia del nostro campionato, no? E poi Pistoia ha vinto ancora, ha battuto in trasferta a Tortona con tripla di Willis da lontanissimo sulla sirena. Pistoia è la squadra del momento, sta risalendo la classifica dopo la vittoria con Milano, non si è più fermata anche fantacestisticamente con dei Willis aiuta abbastanza anche Moore, ma insomma Willis sicuramente sì, si direi che ha fatto vincere quasi tutti quelli fortunati che in squadra questa settimana, Willis, direi. E adesso, allora, ne parliamo con un grande ospite. Parliamo con un grande ospite e allora vediamo la clip delle migliori giocate di Stefano Gentile. Palleggio di Gentile, triplicato, riesce a far uscire con la magia. Assolutamente la miglior prestazione stagionale di Stefano Gentile. Gli soffia la palla Gentile. Dall'altra parte l'alzata! Dall'altra parte Gentile, vediamo se prova ancora a rispondere, no? Mette le mani di Aralan. Populos! Deve lanciare un segnale, lo fa col suo capitano. Con la tripla fa vedere la maglia Stefano Gentile. Partiamo da questa cosa qui, perché insomma ieri sera su Supertela avevo Gasperini che è passato dalla sconfitta 3-0 col Torino alla vittoria contro il Milan. Cioè, ci sono queste oscillazioni nel giro di pochi giorni?
Sì, infatti volevo venire dopo Milano, però mi avete chiamato dopo Brescia. Ti fa molto onore questa cosa, perché sì, poi sai, spesso, soprattutto nel calcio, è difficile trovare gli ospiti dopo una sconfitta pesante, e quella di domenica è stata una sconfitta pesante, no? Pesantissima. Onestamente abbiamo fatto fatica da subito, ma credo che sia un insieme di cose. Giocando la Coppa abbiamo viaggiato praticamente subito dopo la partita. Noi abbiamo giocato a mezzogiorno, la sera eravamo già in aereo per andare a Roma, che la mattina dopo ci ha portato ad Atene. E già quella partita è stata tosta. In più siamo senza due giocatori da un po' di tempo. E il dispendio energetico, oltre che... Come sta, Diop? Sta meglio. Settimana prossima, 10 giorni, speriamo, facendo i dovuti scongiuri. Cioè, lui sa che è stato importante all'inizio della mia stagione di Fanta Basket. Quando torno glielo dirò. Sta andando per rientrare per quello, non tanto per Sassari, ma per Fanta Basket. Ovvio, diciamo, le Owens mi sta dando comunque delle risposte, non mi lamento, ecco, però insomma io ci terrei, perché Un ragazzo italiano ci sta nel roster, è importante anche per la bandiera. esatto. E sì, no, questo sicuramente, questo e sicuramente il fatto che sì, loro sono una squadra oggettivamente in questo momento molto in gas, una squadra che ha potuto avere tutta la settimana per prepararsi la sfida con noi, ci ha messo in difficoltà, ci conoscono bene e noi li abbiamo aiutati. Possiamo dire così, come non avevate aiutato Milano, perché le avete fatto una grande prestazione. La domanda che io ti faccio, che poi è la domanda che aleggia su tutti quelli che seguono il basket, è: può esistere una squadra capace di tenere il passo con Milano e Bologna? Questa, a giudicare dall'andamento delle vostre ultime due partite, verrebbe a dire di sì, perché insomma la differenza di rendimento che avete avuto fra Milano e Brescia è stata clamorosa. Ma in un campionato così lungo, comprese le coppe, devi avere veramente, oltre ad avere un organico di un certo tipo a livello di qualità, anche di quantità, devi essere fortunato e devi trovare subito la quadra. Perché per competere contro grandissimi campioni che militano nelle squadre di Milano e Bologna, devi essere al 100%, se non al 110%, per un periodo medio-lungo della stagione, soprattutto alla fine. Perché la cosa bella del nostro sport è che tu tutto l'anno magari fai un'annata così, però se arrivi nei momenti chiave, al massimo della forma, della fiducia e nella condizione giusta, puoi impensierire le squadre che sono nettamente anche più forti di te, perché è una cosa oggettiva. Certo. Che poi il fatto, la forza di Brescia, ne parlavamo prima fuori onda, il fatto di avere preso tanti giocatori che sono già esperti del nostro campionato, averne rinnovati alcuni rispetto all'anno scorso, è un bel vantaggio partire nella prima parte di stagione con giocatori che già conoscono la Serie A, già conoscono magari la stessa squadra, giocano insieme, stesso allenatore, rispetto che ripartire ogni anno quasi da zero. Sicuramente ti toglie, praticamente sei 2 mesi, se non 3 mesi avanti rispetto alla concorrenza, perché hai dei giocatori esperti, dei giocatori che conoscono il campionato, conoscono il sistema, conoscono anche quelli che sono i compagni, perché magari ci hanno giocato contro l'anno prima, conoscono il metodo della squadra, conoscono tutte le cose che magari invece una squadra che prende dei rookie o che comunque ha dei giocatori che sono al primo anno in Italia devono, per forza di cose, deve passare del tempo, perché ci vuole solo del tempo per fare l'esperienza, ma anche il vissuto insieme, perché la cosa principale secondo me è proprio il vissuto insieme, l'aver affrontato delle difficoltà insieme, sapere quel giocatore che cosa ti porta nei momenti di difficoltà, quel giocatore come si può rialzare da certi momenti di difficoltà, e questa è la differenza. Voi avete battuto quest'anno non soltanto Milano, avete battuto Trento, avete battuto Scafati, quindi avete alternato delle prestazioni molto buone a delle prestazioni come quella di domenica un po' meno buone. Questa continuità è dovuta a cosa? All'infortunio? Ricordiamo che Benjus ce l'avete fuori all'inizio stagione, uno dei vostri giocatori principali, rientrerà forse l'anno prossimo, però ancora abbastanza lontano. Cosa vi ha portato ad essere un po' così discontinui? Ma io credo che tutte le nostre vittorie siano state delle grandi vittorie, ma siano state delle vittorie dove a livello mentale, fisico ed emotivo siamo dovuti andare oltre un po' i nostri limiti, siamo dovuti andare magari al 110%, non al 100%, perché comunque, come hai detto tu, le difficoltà, gli infortuni, il cercare di mettere a regime dei giocatori che magari non hanno mai fatto questo campionato, che non si sono mai confrontati con questo livello di preparazione tattica, tecnica delle partite, fa sì che chi invece magari sa di che cosa, a cosa va incontro, deve fare qualcosa di un po' di extra per sopperire a questa cosa, a questo processo di crescita. E questa cosa dipende anche un po' dall'avversario, cioè se tu trovi un avversario che ti consente di riuscire a esprimerti al meglio e cercare di competere fino alla fine,
te la giochi. Nel momento in cui trovi un avversario che è già pronto, solido, duro, e magari hai un attimo di titubanza all'inizio, sei morto. Senti, tu hai viaggiato molto, hai fatto, insomma, di uno che faticava a stare per più di 2 anni nello stesso ambiente, invece adesso sei, c'è grande continuità e c'è grande cultura cestistica. Sassari è una società importante da questo punto di vista, vedo tantissimo calore, tra l'altro ho visto quella cosa dei cofani, no? Dei tifosi, sì, cofani aperti, che è una cosa bellissima, quei tifosi che... Prima del Covid tutte le partite lo facevamo. È fantastico. Sì, sì, sì. Poi si mangia da Dio. Ecco, no, infatti io a questo aspetto, diciamo, mi aveva un po' colpito, però vorrei tornare in maniera un pochino più tecnica sulla grande cultura cestistica che c'è a Sassari, che è, immagino, no, vi dia responsabilità, ma anche grande orgoglio e anche grande divertimento. Ma sì, credo che Sassari sia l'espressione un po'... Oggi parlavo col mio presidente e gli ho detto, sai, noi siamo un po' i corsari della Serie A, e credo che sia un po'... Loro sono sardi, però vicino alla Corsica. Ah, certo. Perdonatemi il gioco di parole. Corsi e corsari. Sì, però loro, diciamo che... è un po' questo l'atteggiamento che si respira, no? Vogliamo competere con chi è magari ha più possibilità di noi, facendolo in maniera a viso aperto, facendolo in maniera sfrontata, facendolo con la personalità, con la voglia di dimostrare, che è un po' anche la caratteristica dell'isola. E quindi credo che, diciamo, l'insieme di tutte queste cose fa sì che si crei una cultura cestistica, in questo caso, che ci porta a poter competere con realtà storiche come Milano, Bologna, Venezia, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni è stato sempre così. Che perché poi rappresenti una regione, non tanto una città, quando giochi a Sassari, perché chiaramente siete l'eccellenza, certo, della regione, rappresentate la Sardegna anche sulle maglie, in giro, come no, per l'Italia, quindi questo penso che porti ancora più responsabilità. Assolutamente, ma poi è stato bellissimo negli anni passati, quando siamo per esempio riusciti a vincere la Europe Cup, che è stata la prima competizione, certo, internazionale vinta da una squadra sarda. È stata una cosa fenomenale, il popolo proprio che ci era contento, era felice di questo grande traguardo. E c'è, si respira questa cosa, si respira questa voglia, e ovviamente quando tu giochi con questa spinta in più, sicuramente ti aiuta a guardare le sfide con grandissima voglia, con grandissima determinazione. E invece, ecco, la Champions League, a proposito di competizioni europee, che cosa dà e che cosa toglie? Ecco, aggiungo per loro che facendola da Sassari è un po' più complicato che farla da Milano, sì, perché i viaggi dalla Sardegna sono un po' più lunghi per andare nelle città europee. Questo... Allora, da dove volate? Da Alghero? Da Alghero o da Olbia, dipende. Ovviamente dobbiamo fare scalo sempre a un grande aeroporto, che sia Roma o che sia Milano, a seconda della stagione, perché magari inizio stagione, se è ottobre, c'è ancora qualche volo internazionale. Per esempio, quando siamo andati a Ludwigsburg c'era un Olbia Stoccarda, credo, c'era un diretto, quindi siamo riusciti incredibilmente a fare il diretto. Bisogna fare l'aereo privato qua, bisogna. Dobbiamo chiedere al presidente, noi presidente Sardo, se Gandini, è ricco di famiglia, potrebbe contribuire. Sì, sì, adesso chiamo il presidente Sardo, vedo se riesco a dargli. C'è Air Jordan, non ci può essere Air Gandini. Facciamo uno scambio, come si dice, uno scambio merci. Sì. Avrei anche l'idea di che cosa, perché i prodotti, diciamo, del territorio sono straordinari, quindi no, dico, toglie un po' in termini, immagino, anche proprio di logistica, di trasferte, immagino qualche energia la tolga. Assolutamente, no? Sì, energie mentali, fisiche. Io ho fatto la mia prima stagione a Sassari e facevamo, come dicevo, la Europe Cup, che è una coppa meno prestigiosa della Champions, certo, League, e ci sono squadre che non hanno un aeroporto vicino, quindi quando tu fai viaggi è capace di fare 2 voli e 3 ore di pullman. Quindi ancora più. E quell'anno siamo partiti dalle qualificazioni per competere nella Eurocup fino ad arrivare alla finale, che poi abbiamo vinto. Quindi tra tutto questo e il campionato abbiamo preso qualcosa come 85 voli. Quindi in una stagione non c'è più la frecciata, tra l'altro c'è la frecciata, però sì, sì, no, 1000 miglia sono a milioni di miglia. Per il massaggiatore, poi per il mal di schiena, per i voli, esattamente. Senti, Milano e Bologna, tu fra l'altro le hai attraversate tutte e due in momenti, diciamo, di transizione, no? Per tutte e due le squadre. Bologna, sì, era neopromossa, Milano era arrivò quinta quell'anno, insomma. Sì, era appena entrato Armani. Comunque adesso secondo te i rapporti di forza come sono tra queste due squadre? Perché se guardiamo il senso complessivo della stagione, rimane molto avanti in Bologna. Però, per esempio, nell'ultima partita Milano ha vinto, ha dimostrato, insomma, di avere almeno nella partita
testa a testa, quello che in qualche modo si era visto anche nelle prime due sfide stagionali, perché è vero che aveva sempre vinto Bologna, però sono state partite comunque tirate, sono state ad oggi tre partite tutte e tre molto tirate. Io credo che sicuramente Bologna ha dalla sua un'esperienza nei giocatori e un entusiasmo in questo momento con il cambio d'allenatore che gli ha portato secondo me una marcia in più, quindi al momento vedo una Bologna molto più dinamica da questo punto di vista, una Bologna che gioca in maniera molto più serena, più convinta, mentre Milano in questo momento secondo me si sta ancora cercando se stessa, sta ancora cercando le sue gerarchie, però ovviamente il roster di Milano è un roster di tutto rispetto, ci sono due campioni del mondo per esempio, quindi ci sono dei giocatori incredibili, fortissimi, e nel momento in cui riescono a trovare un po' la quadra tutti insieme è una bella sfida, quindi è la cosa bella del campionato italiano, è che adesso ci sono queste due sfidanti principali con magari dietro una o due squadre che possono insinuarsi e lo rende più avvincente. Tu hai fatto i playoff di A2 anche con la Virtus, quindi aiutandola a salire nella massima serie, hai un pochino magari rimpianto di averle vissute in quel momento in cui ancora non erano al top in Italia, il rimpianto magari di esserci rimasto un po' di più e aver fatto crescere la tua carriera passando in quelle squadre, magari facendo poi l'Eurolega con loro, cosa che avevi fatto con Milano ma solo in quell'annata? Ma sicuramente io sono stato un rapporto un po' di sfortuna con l'Eurolega, perché quando ero riuscito a qualificarmi per l'Eurolega con Reggio Emilia, l'anno dopo hanno cambiato le regole, certo, quindi l'Eurolega non c'era più e noi dovevamo giocarla, ma no, scusate, non la giochiamo più, fate un'altra cosa. Scusi, grazie. E quindi sì, sicuramente il sogno per tutti i giocatori italiani o comunque per i giocatori del nostro campionato è quello di poter competere al massimo livello europeo, che è quello dell'Eurolega. Io nel mio piccolo sono riuscito a conquistarmi dei trofei, a competere contro queste squadre, a volte vincendo, e ovviamente mi sarebbe sicuramente piaciuto poter fare l'Eurolega con Milano o con la Virtus, ma questo te lo diranno tutti i giocatori. Ma l'ambiente che ci sono è diverso, è ovvio che appunto erano esperienze diverse rispetto alle finali consecutive, le tre finali consecutive degli ultimi anni, però insomma l'ambiente, la tifoseria. Ma io credo che l'ambiente della Virtus è speciale, così come può essere della Fortitudo, c'è un attaccamento e una passione per la pallacanestro che a Milano c'è, ma non è così viscerale come c'è a Bologna. Cioè a Bologna è quasi vita o morte, c'è un attaccamento alla maglia diverso. Bologna è la città del basket, Virtus o Fortitudo che sia, ma è la città del basket, assolutamente, il cuore delle conversazioni. È una cosa fantastica sappiamo, giocare il basket è come il calcio in termini proprio di chiacchiere nei bar, di attenzione. A Milano è una delle tante eccellenze, delle tante cose meravigliose che ci sono in città, e ovviamente grandissima società, però. E poi averla riportata in Serie A comunque è stato per te un momento storico, perché la Virtus era in un momento di difficoltà, sappiamo tutto quello che è successo, hai vissuto sulla tua pelle il momento del ritorno comunque nella massima serie, che è un traguardo importantissimo. È stata sicuramente una bellissima emozione, siamo andati in piazza con il pullman scoperto, c'erano tantissimi tifosi, onestamente è una delle più belle emozioni che ho provato da sportivo. È stata proprio questa, c'era tantissimo tifo che ci seguiva nonostante fossimo in Lega 2. Io sono arrivato esattamente per i playoff, quindi la mia prima partita è stata il quarto, gli ottavi di finale addirittura, perché all'epoca si facevano gli ottavi di finale, con subito pronti via per vincere, quindi c'era ansia, emozione eccetera eccetera, quindi il vincere è stata una liberazione incredibile, c'erano migliaia di tifosi a Trieste ed è stata... Sono ricordi indelebili. Quindi. Beh, ma visto anche ieri, tu eri lì, immagino, insomma, c'era il solito classico colpo d'occhio anche in trasferta, ed è, devo dire, un concetto che vale per la Virtus, vale anche per la Fortitudo, nel senso, è veramente una città che vive per la pallacanestro, che si divide ovviamente per la passione, ma che condivide il sentimento, direi, più alto e ancora più nobile per il basket. Senti, a proposito di grandi storie identitarie, non posso non pensare a Caserta, perché esattamente come Sassari è espressione della sardità, dell'orgoglio dell'isola, quella squadra lì è stata anche raccontata recentemente in una bellissima serie TV, sai, quella squadra lì è stato un vanto, in qualche modo un simbolo per anche proprio per tutto il Mezzogiorno, per l'idea che si potesse fare del grande basket al sud con dei risultati straordinari. Assolutamente, io mi rivedo un po' la storia di Caserta nella storia della Dino, perché è un po' sempre stato questo Davide contro Golia, no?
E una società che è partita dal basso, che ha puntato su italiani, ha puntato su, sulla costruzione di un sistema, sulla costruzione di un gruppo che potesse competere contro le squadre più blasonate, contro le squadre più ricche, contro le squadre con più storia. E quello che è successo alla Dinamo in certi per certi versi è molto simile a quello che ho vissuto in prima persona, ma ero molto piccolo, con Caserta. Io tuttora lo vivo, perché quando torno a Caserta ci sono delle persone dell'età di mio padre, o comunque certo, in quel range di età, lo vivono tuttora, cioè è una cosa che si respira e che vivono ancora oggi, cioè una storia che poi si tramanda. Poi un pranzo di Natale, a parte il fatto che il basket si gioca anche durante il periodo natalizio, quindi probabilmente non c'è proprio un pranzo di Natale, comunque. Ma diciamo in una la percentuale di discorsi sul basket in un pranzo di famiglia. A casa mia madre ogni tanto dice basta ragazzi, basta, non parlate più di pallacanestro, parlate di qualcos'altro, qualsiasi altra cosa, del tempo, parlate di qualsiasi altra cosa, basta pallacanestro. Poi perché poi mio padre è maniacale, tuttora adesso che ha un ruolo a Caserta, che fanno la B d'eccellenza, e lo fa per pura passione, cioè non ha un contratto, non ha niente, lo fa perché gli piace, perché è una cosa che vuole fare con passione, una cosa che vuole continuare a seguire, vuole cercare di ridare a Caserta una squadra ad alto livello. Senti, ma per te crescere a Caserta, cominciare a giocare a Caserta con il cognome che porti, com'è stato? Ti ha messo tanta pressione addosso? È stato facile, nel senso, ti ha aiutato avere questo cognome o ti ha creato troppe aspettative e troppa pressione? Mi ha aiutato a me personalmente, perché mi ha aiutato a essere sempre stimolato a fare di più, ad avere davanti un obiettivo che era sempre più grande, quindi dovevo lavorare per cercare di arrivare a quel livello, e quindi mi ha aiutato da questo punto di vista. Dal punto di vista dei rapporti, della considerazione degli altri, sicuramente no, perché comunque dove venivi sempre paragonato a certo, ma già da piccolo, già a 14 anni, quindi diciamo mi sono dovuto fare le ossa, dai. Bravino, però il papà a 14 anni aveva già vinto 8 scudetti. Sì, dai, ma che è un pick and roll qui, ma come lo faceva papà? È sempre così. Quindi mi ha aiutato a sicuramente a formarmi il carattere, però mi ricordo benissimo quando sono tornato a Caserta, perché il mio primo contratto professionistico l'ho firmato a Caserta, avevo 14 anni ed era in Lega 2. Però non giocavo, non giocavo quasi mai. E poi sono ritornato invece in Serie A, ed è stato un anno speciale perché avevamo dei problemi economici, eccetera, eccetera, però attraverso quei problemi sono riuscito a farmi strada, a giocare sempre di più e sempre meglio, e giocare bene e fare esultare gli stessi tifosi che faceva esultare tuo papà con la maglietta appesa al Palamaggio è sicuramente un motivo di grande orgoglio per me. Poi ti ha allenato a Imola, se non sbaglio, tuo padre, quindi hai avuto anche una stagione. Com'è stato essere allenati? Non mi faceva giocare mai, perché lui diceva, la squadra, allora inizialmente andava bene, quindi qualche minuto lo facevo, però lui diceva tu sei bravo, puoi giocare, però io per proteggerti, visto che la gente dirà che io ti faccio giocare perché sei mio figlio, non ti faccio giocare. Quindi ad un certo punto come quelli dell'Eurolega, lui ad un certo punto ha detto, cioè le cose non stavano andando bene, si è dimesso, è arrivato il nuovo allenatore, mi faceva giocare di più. Io dicevo ma infatti possiamo dire a questa distanza di anni che tu hai lavorato per mandarlo via. Ovvio, ovvio, ho parlato dietro le quinte, a 16 anni ero dietro le quinte. Con i giornalisti, però insomma. Senti, a proposito di allenatori, io penso un pensiero per Sacripanti ci stia in un momento come questo, ma in generale, perché lui è stato un allenatore importante per te, a Caserta, poi anche a Cantù. Assolutamente, assolutamente. E quando è successo, poi io, il mio vice allenatore di adesso, Max Oldoini, era anche il vice allenatore quando ero a Caserta e a Cantù. Quindi tramite lui sono sempre sentito per cercare di capire che cosa stava succedendo. E oggettivamente lui, Pino, aveva già sofferto di questa cosa. Quando io ero a Cantù era già capitato che aveva dovuto, credo, operarsi anche in quell'occasione. E niente, faccio auguri di pronta guarigione, perché oggettivamente ormai è un'istituzione della pallacanestro. Ma è lui l'allenatore che ha avuto un'influenza maggiore sulla tua carriera, o c'è qualcun altro da cui hai preso qualcosa di particolare? Io ti dico, ho cercato di imparare da tutti, come tutti gli esseri umani, ogni essere umano ha delle cose che fa molto bene e delle cose che fa meno bene. E io cercavo di vedere, secondo me, che cosa erano le cose che potevo imparare e potevo rendere mie. Uno di sicuramente degli allenatori che mi ha dato di più al livello di gioco può essere sicuramente Pino, perché lui che mi ha dato la possibilità di esprimere le mie capacità. Però quello che ha creato queste capacità è stato Marco Crespi. È un allenatore a cui devo molto, a cui credo che
è uno stile di allenatore che per i giovani è perfetto. Ovviamente devi avere la personalità di poter apprendere da lui, perché ha dei modi un po' di una volta, no? Però io sono cresciuto un mio po' papà, diretti, io no? Sono cresciuto con mio papà, che era stato allenato dal, diciamo, dal mentore di Crespi, quindi era proprio, per me era acqua di rose, per me era una cosa normalissima quello che succedeva, e mi ha insegnato molto, molto diretto, no? A Casale molto diretto Crespi, giusto, a Casale. Lui mi ha preso, io ero in Serie B a Trento, avevo fatto una buona annata, mi ha preso in Lega 2 l'anno dopo, e praticamente in un anno e mezzo sono diventato mi sono sentito un giocatore di Serie A con lui. Beh, Crespi, devo dire, 10 giorni fa in radio, giudizio su Mirotic, no, molto, stato... molto dritto vabbè, sul fatto che dal punto di vista difensivo, insomma, no, vabbè, lui non cioè, le manda mi è dire. Piaciuto molto, perché non poi capisci, abituato anche alle spesso anche a certe frasi di circostanza del calcio, che certo, loro ovviamente, insomma, però c'è un livello, siccome c'è un livello di pressione mediatica enorme, anche il livello di attenzione, no, alla diplomazia, alla virgola, delle parole, alla virgola. Certo. E quindi invece è molto bello sentir dire le cose in maniera un po' dritta. Senti, Pozzecco, perché insomma un altro personaggio col quale hai avuto a che fare. Anche Poz, io parlo nella mia costruzione del giocatore, però ovviamente Poz è, a parte che mi è rimasto nel cuore come persona, anche con lui siamo riusciti a fare cose straordinarie, cioè 20 vittorie di fila, abbiamo vinto due coppe. Energia, è uno che, diciamo, mi ha fatto risentire giovane, mi è ha fatto risentire è ancora un po' giocatore come tipo, sì, assolutamente lui, assolutamente. Scusate, mi confermate che il risultato non può essere omologato se non c'è stato un tecnico? Assolutamente, no, è ufficiale. Assolutamente, non lo so, la svela ha già preso una valanga. Vabbè, lui è spettacolare. Lui vive per le emozioni che dà la pallacanestro, perché oggettivamente non ha bisogno di lavorare per vivere. Non lo fa per questo, lo fa perché si emoziona, ed è una cosa che trasmette alla squadra. I giocatori vogliono entrare in campo e scendere in campo per lui. Personaggio fantastico. C'è qualche aneddoto? La Svelde vince qualche partita in Eurolega, questo mi pare. Qualcosa che si può raccontare di Poz, qualche aneddoto, qualcosa dietro le quinte, quando ne vuoi. Allora, quando giocavamo in trasferta, mi ricordo un giorno playoff, scudetto a Milano, dopo gara 1, che abbiamo vinto gara 1, eravamo in albergo, quindi massima, cioè il giorno dopo giocavamo gara 2, cioè eravamo tesi, concentrazione, sento delle urla. Vado a vedere, c'era Poz che giocava a FIFA con Spissu e volavano di tutte di più. E immagino anche insulti al telecronista, eccomi qua, grazie ragazzi, grazie per avermi insultato. Non riusciva a vincere una partita, e tu giustamente dici, sai, uno allenatore sarà concentrato, in un momento sarà facendo video, preparando, insulti di tutti i tipi. Però penso che in questo, no, è un po' come nel calcio, cioè possono esistere stili di leadership diversi e comunque efficaci, comunque. No? Cioè può esserci l'allenatore più distante dai giocatori, quello che magari comunica un po' meno, quello che magari è molto dritto, che magari ti fa male all'inizio, però poi se capisci che le sue critiche sono costruttive comunque ti aiuta, l'allenatore che continua a fare il giocatore, assolutamente, che continua a essere uno del gruppo. Io credo che il rapporto tra allenatore e squadra sia un po' come un matrimonio di lunga data, allo stesso tempo, cioè tutti i giorni devi scegliere di stare insieme, insomma, quindi è difficile dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in questo tipo di rapporto, però ci sono dei rapporti che funzionano e alcuni che magari da questo punto di vista non funzionano. Come hai detto tu, nel calcio c'è l'allenatore, ma anche nel basket c'è l'allenatore che fa parte della squadra, l'allenatore che invece si pone al di sopra per cercare di regolare. Io li ho avuti di tutti i tipi. La verità sta nel fatto che... E farai l'allenatore? No, non è fa ufficiale, per me. Possiamo dirlo? Sì. Accendiamo. Guarda la telecamera. Non allenerò, grazie. Dirigente? Sì. No, niente, non fuori credo. Dal basket. Mi piacerebbe allenare, però allenare i ragazzini. Ah, okay. Cioè allenare quasi individualmente, aiutare a crescere, perché è una cosa che secondo me manca. E infatti il basket è diventato quasi uno sport familiare, perché giustamente io ho imparato a giocare un po' da mio papà mi poteva consigliare, e vedo tanti ragazzi che hanno capacità, hanno possibilità, però magari non hanno quel consiglio, non hanno quella persona che li può aiutare a fare il prossimo passo, no? La prossima scelta nella propria carriera, su che cosa migliorare, su che cosa lavorare, come lavorare. Siccome io l'ho avuto, mi hanno insegnato, e un po' ho insegnato a me stesso, cioè ho imparato ad insegnarmi, che sembra una supercazzola, ma è la verità. Ah, no, cioè. E è una cosa che mi piacerebbe tramandare.
quindi da questo punto di vista il suono, io adesso mi è venuto in mente mentre parlavi di ragazzini, io anni fa giocavo ma non se ne è accorto nessuno perché ero scherzissimo, ma proprio il suono del parquet, no? Il suono della palestra, quel rumore lì un po' claustrofobico, profumo anche della palestra, sì, devo dire che è proprio... avevo un allenatore che andava fuori dalla palestra, chiudeva gli occhi, se sentiva il rumore delle scarpette allora voleva dire che la squadra si stava impegnando. Senti, noi abbiamo avuto qua tuo fratello qualche settimana fa, visto che abbiamo parlato di tuo papà prima, e possiamo andare a vedere un estratto. Questa è una foto intanto di quando eravate insieme evidentemente in maglia azzurra con le nazionali giovanili. Che possiamo giovane. Andare a sentire un estratto di quello che ci ha detto quando era qua. Come no? Alessandro. Ormai no, le prime volte era un po' strano ovviamente, poi adesso ci abbiamo fatto, penso sono 10-11 anni che giochiamo contro. Ogni tanto vi trovate contro. Sì, è stato bello aver condiviso anche una stagione insieme a Bologna, chiaramente sono sempre felice di vederlo e ormai è diventato un po' una rimpatriata, quindi vedere Stefano, la sua compagna, mio nipote, è sempre sì. Bello. Ecco, come avrai notato, diciamo che sono decisamente ringiovanito nelle ultime settimane rispetto all'amico Mino Taveri. No, era l'unica settimana che non c'ero, sì, ma niente di personale, dillo a tuo fratello, in Spagna, ma insomma, avevo la giustificazione. Però parlava del vostro legame, dei periodi che avete condiviso insieme, come questo in nazionale. Che rapporto avete? Ma allora, noi siamo, dobbiamo partire un po' da indietro perché comunque mio papà giocava, quindi seguendolo, noi l'abbiamo seguito in tutte le sue tappe della sua carriera. E cambiando città, cambiando amici, cambiando scuole, quindi in realtà le persone che abbiamo sempre avuto sono state le persone della nostra famiglia, mia madre, mio padre e noi due, quindi i miei migliori amici, non possiamo dire di averli, gli amici storici, sì. Quindi noi siamo l'amico storico l'uno certo. Dell'altro, e quindi abbiamo vissuto tutti gli aspetti della crescita uno dell'altro e da quando abbiamo cominciato a giocare a basket, quando eravamo bambini nel cortile della nonna, calcio, basket, qualsiasi sport, è sempre stato molto competitivo. Tutti viviamo in una famiglia competitiva e quindi sicuramente la cosa bella è che la competizione non è mai stata più importante della famiglia. Quindi magari in altre famiglie è successo, dove la competizione l'uno dall'altro magari rovina un po' il rapporto che c'è. E invece per noi non è mai stato così, anzi andava prima la famiglia, poi la competizione. Ma vi sentite spesso, vi date consigli? Ma ci sentiamo, non ti direi che ci sentiamo sempre, però ci sentiamo quando serve. Cioè non siamo certo. Di quelli appiccicosi, cioè ci sentiamo quando serve, ci sentiamo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti di gioia, nei momenti in cui uno si sente la necessità, certo. Però ci sentiamo sempre vicini, ci sentiamo sempre uniti. Avete giocato insieme a Bologna, alla Virtus? Sì. E in nazionale giovanile, nazionale, giusto? Sia in giovanile che in nazionale A quando alla qualificazione agli europei. Condividere il campo con lui com'è stato in quella occasione? Super divertente. Super divertente, anche perché cioè, anche quando giochiamo contro ci conosciamo. Vabbè, tecnicamente c'è partito, possiamo dirlo. Sono nettamente più forte. C'è lui qui. Ah, perché con lui sono nettamente più forte. Ma al contrario, ma chi vinceva nel cortile della nonna? Ah, io ero più grande, uno. Vincevo sempre. Okay. Cioè, poi quando lui, quando è cresciuto, facevo fatica. Però diciamo che è sempre stato, c'è sempre stata competizione, anche perché uno contro uno è diverso. Cioè, uno certo. Contro, però se lui vuole, oggettivamente io. Mi porta dentro il canestro, io posso fare poco, sì, però sono fortunato che se sbaglia una volta chi segna regna, quindi io se faccio sempre canestro posso vincere, giusto, quindi certo. Ancora, c'è ancora questa possibilità. Certo. Quanto mette le differenze di età? Tre anni. Perché chiaramente il possesso palla, se uno segna tiene palla. Certo. Campetto tiene palla. A campetto che si chi segna regna. Chi segna regna. La regola del campetto, sì, infatti. Lui tra l'altro, sai, Gandini è... Lui è il figlio di Umberto Gandini, non sto scherzando. A proposito di grandi famiglie, il fratello minore. Potrei essere il fratello minore, ma non lo sono. Neanche, ma sì, resta a guardarti bene. Sono un po' di somiglianza. Sì. Salutiamo, Presidente. Salutiamo. Va bene, dai. Gli oggetti, siamo arrivati agli oggetti. Sì. Allora, io ho portato tre cose. Questo per me, grazie. Questo te lo... Sì, grazie. Come si fa quindi? Allora, si accende qui sotto sì. E premi dietro e parte. Okay, questo è un must have per noi anziani della... No, non è vero, adesso si porta tantissimo. E vabbè, un massaggiatore... Io uso prima di tutte le partite perché... Come sto? È bellissimo.
È bellissimo. Abbiamo perso Piero. Andiamo avanti, andiamo avanti. Poi parliamo degli altri due inutili, per le grandissime, scherzo, importanti anche loro. Per le grandissime trasferte ho un joystick portatile che posso attaccare al telefono e quindi io praticamente... Ah, si attacca al telefono questo? Sì, 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 si apre, si infila il telefono e tu puoi giocare a tutti i tuoi giochini. Quando sei in viaggio, in aereo, in pullman, il tempo da buttare, quando hai un po' di tempo da buttare, è perfetto. E poi ho la mia collanina che porto sempre con me, mi ha regalato mia nonna ed è... Non so se si vede, ed è un grandissimo portafortuna. Tu prima di ogni partita gli do un bacino e la saluto. Per par condicio faccio anche l'altro braccio. Giusto, bravo, mi sembra giusto. Con quello giochi a padel, no? Però non mi scaricare la batteria. No, mi sembra. Non vorrei avere sua coscienza. No, scherzo. Adesso il ritorno. Occhio che adesso parte fortissimo. Basta, spento. Mamma mia. Senti, per andare verso la nostra parte plenitude, ti faccio la domanda che facciamo a tutti. Cosa avresti fatto se non avessi giocato a basket? Era impossibile, famiglia, no? Allora, a parte che era impossibile, però devo dire la verità, ho avuto un momento, quasi inizio delle scuole superiori, dove volevo fare il pilota di aerei. Beh, più o meno. Però con la Champions League potresti gli aerei ci vado lo stesso. Allora, il progetto è molto semplice, lo diciamo al presidente, si noleggia a basso costo e lo piloto io. Esatto. Non devi pagare neanche il pilota. Non voglio sapere. Faccio un brevettino veloce. Piaceva... Sì, è sempre stato appassionato e poi ho mio zio che è nell'aeronautica, quindi avevo questa connessione e lì mi sarebbe piaciuto. C'è ancora Grazianise? Se è ancora il momento di utilizzo. Penso che sia ancora aperto. Mio papà era nell'aeronautica ed era Grazianise. Ma che nel mio paese di nascita, dove per realtà non sono cresciuto, ma sono solo nato a Maddaloni, c'è una famosissima scuola aeronautica. Già a posto, diciamo, invece del liceo, vai lì. Che ti insegnano, cioè proprio hai delle materie che hanno a che fare col volo, eccetera, eccetera, e poi vai a fare i brevetti e bla bla bla. Fantastico. Va bene, passiamo al momento plenitude, ci siamo. Andiamo. Bene, lo schermo verde, io finalmente posso fare così, che è un po' il mio divertismo. Il tuo suono preferito al mondo. Allora, spieghiamo Stefano, ti facciamo quattro domande, come quattro quarti di gioco nella partita di basket, tutte a tema cambiamento. Per ogni domanda hai a disposizione 24 secondi, se non rispondi in tempo, lui suona il buzzer, poi lo suona lo stesso, quindi... Ok. Comunque... Vogliamo fare una prova. Avrei fatto apposta. Va bene, quindi sta andando, eh. Basta, mi fermo, partiamo. Prima domanda, carriera. Sei capitano della Dinamo Sassari. Come è cambiato in termini di responsabilità in campo, ma anche fuori? Anche un po' meno, non è, sembra un quiz. No, no, sono concentrato. Mi piace, un po' l'effetto mai. Mai buongiorno, sì. Come è cambiato? La responsabilità in campo e fuori da quando sei diventato capitano. Ma sicuramente hai una responsabilità in più dal punto di vista del rapporto con i tifosi, dal punto di vista con il rapporto della società, dal punto di vista del cercare di aiutare tutti i compagni nuovi ad apprendere quella che è la mentalità che c'è a Sassari, ed era una cosa che faceva Jack De Vecchi prima di me. Io ho avuto la fortuna di averlo come compagno di stanza, quindi ho imparato in questi 5 anni in cui siamo stati compagni di stanza un po' quello che sono i trucchi del mestiere e sicuramente queste cose. Ma ero distratto. Però dai. No, ma era talmente bella la risposta. Che... No, tra l'altro a Sassari, capitani, c'è stato De Vecchi, Vanuzzo, primo, quindi giocatori che veramente hanno lasciato delle impronte importantissime. Penso che ci sia un po' questa volontà da parte della società di creare una continuità, di creare comunque una sorta di classe di giocatori che abbiano un'appartenenza e abbiano un attaccamento alla maglia che possano trasmettere poi a quelli che arrivano. Adesso che sei capitano sei obbligato a finire la carriera lì, quindi Ci siamo. Tra poco. No, scherzo. C'ho ancora almeno 6-7 anni di carriera, dai. Ma a Napoli ti piacerebbe giocare? Adesso non voglio fare questioni di mercato. Onestamente non ho mai giocato. Cioè, quando ho giocato Napoli, a parte forse gli ultimi 2 anni, ci ho giocato poche volte. È stata... No, lo dico adesso senza fare mercato, non conosco nessuno. Però sicuramente giocare vicino... bene. Assolutamente, una squadra fatta molto bene, una squadra di giocatori di altissimo livello. E allenata secondo me anche molto bene, quindi credo che sicuramente è una squadra competitiva, però io al momento sono concentrato a cercare di batterli. Assolutamente. Beh, certo. Seconda domanda, cultura. Spesso sui tuoi social pubblichi canzoni di rapper maggiormente napoletani. Preferisci le canzoni cantate in napoletano o in italiano? In napoletano tutta la vita. È una lingua molto più musicale, secondo me. È proprio il fatto di poter non inventare le parole, ma troncarle nel modo in cui meglio sta nella canzone. Fa sì che, cioè, non per caso c'è un genere musicale neomelodico che
è proprio di un dialetto, cioè non penso sia una cosa unica. Perfetto. Non ce l'hai fatto. Tipo, sì, chi ti piace? Ma io sono molto amico, io, allora, a me piace un po' il rap napoletano, però allo stesso tempo anche qualcosa di neomelodico, non tanto, però anche qualcosa di neomelodico. E quando ero ragazzino c'era un gruppo che ha portato un po' il rap hip hop in Italia, e si chiamavano Kosang, ed uno di questi esponenti si chiama Antò, il quale è molto appassionato di pallacanestro, per esempio tutte le volte che vado a Napoli a giocare lui viene a vedere le partite, quindi lui è uno dei miei preferiti sicuramente. Kosang. Sì. Cambiamento di vita. In questo momento della tua vita vivi in un posto bellissimo del nostro paese. Ti piacerebbe un giorno tornare a vivere in Campania o riavvicinarti alle tue origini? Io devo dire la verità, non mi posso lamentare di tutto, nel senso mi trovo benissimo in Sardegna, allo stesso tempo quando scendo giù a casa sono a casa mia, è la casa dove sono cresciuto, è l'unica base che ho avuto, 10-9, no scherzo, però sì, probabilmente sì, tornare a casa, ma anche a Milano mi trovo bene. Due secondi, perfetto. Io sogno di poter fare come gli arbitri che vanno a vedere, vanno a fare il check. Lì sarebbe per vedere quanti decimi di secondo mancano. È bellissimo anche solo il gesto che fanno quando vanno a richiedere. Sì, sì. Esatto. Domanda plenitude. Da buon difensore e playmaker, sai quanto un recupero difensivo sia la chiave per costruire un contropiede efficace? Anche per un'auto elettrica il recupero di energia è fondamentale. Sai come si può ottenere? Risposta A, accendendo e spegnendo la vettura 2-3 volte. Risposta B, con una speciale presa di ricarica. Risposta C, con la frenata rigenerativa. Copro, sennò. Beh, direi C. Cioè, questa la sappiamo tu. Poi la sapevo anch'io. Da bravo pilota d'aerei. Devo dire che io ho un'ibrida, devo essere sincero. Quindi devo dire che quando c'è la soddisfazione nel vedere che ti risale il numero di chilometri elettrici. Assolutamente. E mi chiedo come faccia, perché non è, diciamo, io e l'ingegneria siamo due concetti, siamo due rette parallele che non si incontreranno mai, però mi rendo conto che. E mia moglie è libera con lo schemino che vedi proprio che sale l'energia quando freni. Chiudiamo il momento Play for Change, allora. Allora, siamo tornati sì. Viola. Sì, esatto, Viola. Io ho letto che tu sei stato, o sei testimonial del sand basket. Ma che cos'è? Basket sulla sabbia, mi sembra, dal nome mi sembra di... Allora, sì, è diciamo un'iniziativa di un allenatore di Caserta. Come si fa a palleggiare? Non si palleggia. Ah, non si palleggia. Si tira e basta, quindi è perfetto per me. Migliore, cioè. Non si deve correre tra... No, non è vero, è abbastanza faticoso. Però allo stesso tempo è bello portare la palla canestro anche su... Ma quindi su come ci si muove? Un'estate. Senza palleggiare. Si passa la palla e corri. Senza palleggiare. Quando hai la palla in mano... Non puoi correre. Non puoi palleggiare. Ah, devi star fermo con la palla in mano. Certo, sì, però è tutto... Certo. Diciamo, noi facciamo... Non è che fai passi. Noi facciamo esercizi... Quando ogni tanto capita di riscaldamento, noi in campo facciamo, non so, 5 contro 5 senza palleggiare. È più la stessa cosa. Per cercare di muoversi, no? Certo. Cercare di liberarsi. Così. Ovviamente... È una disciplina che è bello portarla in spiaggia, è bello poter fare un po' di pallacanestro anche in spiaggia. Assolutamente. Domande della community, allora ce ne sono alcune interessanti. Lorenzo ci chiede come credi che possa svoltare la vostra stagione. Sarebbe, credo che sicuramente cercando di essere un po' più continui e riuscendo ad essere tutti in forma e tutti sani ci darebbe una bella mano. Artiz chiede, qui ha già risposto in realtà, però lo ripetiamo, qual è il ricordo più bello degli anni con la Virtus? Allora, il ricordo in sé più bello è finita la partita a Trieste, stiamo festeggiando gli spogliatoi, usciamo e ci sono tutti i tifosi fuori che ci aspettano e cantiamo i cori insieme a loro e brindiamo insieme a loro e urliamo insieme a loro, quindi questo è sicuramente uno dei ricordi più belli. Consigli qualcosa a chi si allena ogni giorno per realizzare il suo sogno? Questa di Simo, allora, 555. Invece di dire le classiche cose, bisogna aver passione, eccetera. Non volare. Parliamo di una cosa pratica. Sì. Io sono dell'idea che se vuoi migliorare una cosa, devi concentrarti solo su quella cosa. Nel senso, ci sono tanti allenamenti, tanti allenamenti che tu fai, magari fai 300 cose, non so, palleggiare se tiro, pick and roll, uscita dai blocchi, e li fai tutte. Però magari migliori il 0,001 su tutto, che vuol dire niente. Cioè. Secondo me la cosa con cui io mi sono trovato meglio è scegliere una cosa, lavorarci in maniera continua e costante per una settimana, due settimane, tre settimane, finché non la senti tua, un singolo movimento, proprio una singola cosa, finché non la senti tua. E qual è la cosa sulla quale sei migliorato di più negli anni?
Ma io ti dico, io ho avuto questo, ho avuto Marco Crespi, che era, c'ero io e Ricky Hickman, che eravamo i playmaker della squadra, e noi tutti, praticamente la sua concentrazione era mi farci migliorare nel palleggio a resto e tiro. E noi facevamo, non so, 500 realizzati palleggio a resto e tiro a destra, due palleggi a resto e tiro, 500 realizzati, così. E alla fine è diventato una cosa che faccio ad occhi chiusi. Allora, questo mi ricorda, non c'entra niente, nella mia vita precedente, quando facevo... ero in una multinazionale 20 anni fa e ho avuto un capo, allora, lì c'era tutta una serie di aree, no, sulle quali venivi misurato e diciamo, il pensiero comune era che dovevi migliorare le tue aree di debolezza, che per carità è importantissimo, però mi ricordo che poi ho avuto un capo che non era né Crespi però insomma che mi disse sì vabbè, ma invece ragioniamo al contrario, cioè se tu hai un'eccellenza o una certo. cosa vai su quella, chiaro. È un po', insomma, sì, non so quanto c'entrasse, però mi ha ricordato questa cosa qui. Perché comunque... Nella pallacanestro credo che sia applicabile questa cosa, anche perché essendo uno sport di squadra, avendo vari ruoli, magari un singolo giocatore deve essere eccellente in due o tre cose. Allora, mi dici due o tre cose di tuoi colleghi che ti fanno impazzire, proprio dal punto di vista tecnico. Cioè, Bellinelli pensa all'uscita, al tiro, all'uscita al blocco, no? Allora, io vorrei avere, onestamente, l'unica cosa che vorrei avere è essere atletico, cioè essere un giocatore esplosivo che salta, avere la sensazione di poter battere il mio uomo e schiacciare al ferro. Cioè quella è l'unica cosa che vorrei rubare a chiunque lo sappia fare nel mio campionato. E nel campionato secondo te chi sono, da questo punto di vista, i due o tre eccellenti? Ce ne sono tanti, per esempio Tyree, che è il mio compagno di squadra, è un atleta incredibile, molto esplosivo, veloce, sta basso. Parlando di giocatori italiani, non so, Stefano Tonut è un giocatore super esplosivo, anche lui, che ha questo primo passo bruciante. L'anno scorso avevo Dow, che è uno anche lui super verticale, nonostante magari fosse un po' magrino. Avere questa percezione di poter fare questa, anche se non la fai, cioè avere la percezione che la posso fare. Dow ce l'hai ancora, no. Ha fatto a basket. Sì. Cioè tu al fantabasket? No, tu ce l'hai. No, ce l'hai, l'hai messo. Ah, sì, assolutamente. Lo so, io ho fatto un po' di spoiler sul punto successivo. Ultime due domande. Ci chiede Sal, se c'è una squadra, anche non italiana, in cui stavi per giocare ma l'operazione non è andata in porto. Sì, due. Qualche anno fa, dopo Casale Monferrato, per i casi della vita, giocai una partita contro mio fratello, giocava a Treviso. Il playmaker titolare della mia squadra infortunato, giocai molto bene. A vedere quella partita c'era l'agente di Gael Mekel, che è un giocatore, poi ha giocato anche dalla Mavericks. Maccabi, israeliano. Sì, doveva muoversi quell'anno e andare a giocare a Malaga. La gente mi vide giocare, giocai molto bene e voleva portarmi lì. Poi per un motivo o per un altro Malaga scelse un altro allenatore che non era quello che poi avrebbe voluto Mekel e non si fece niente. Stessa cosa poi dopo qualche anno dopo con Baskonia, quando Marco Crespi andò ad allenare Baskonia. Io avevo ancora contratto con Cantù e non se ne fece niente. Ultima domanda della community. È vero che hai una grande passione per Mario Kart? Sì, assolutamente sì. Adesso si è un po' tramutata in qualcosa di un po' più sofisticato come la Formula 1, ma fino a qualche tempo fa la Dinamo Sassari era la Dinamo Mario Kart, perché oggettivamente avevamo 9 giocatori che giocavano in trasferta e a Mario Kart puoi giocare solo in 8. Ah, massimo, uno sta fuori, quindi c'era la retrocessione, quindi c'era il campione e la retrocessione. Beh, meraviglioso. Era incredibile. Personaggio preferito di Mario Kart? Più veloce è Donkey Kong. Okay. Consiglio per tutti i Mario Kartisti. Bene. Io faccio Bowser quando gioco. Anche Bowser. Quelli grossi, grossi vanno veloci. Bello, è bello vedere che non ci sto capendo nulla perché non gioco. Beh, questo gioco però è però bello. Tu no, fai Bowser. Il gioco so che è quello, ma non sono così addicted. Non sono così addentro. Datemi subito una copia. Beh, perfetto. Passiamo al fantabasket. No, prima aspetta, c'entrasciò gli Young Ballers. È vero, scusa, momento feticista, le scarpe. Vediamo il nostro messaggio. Ciao Stefano, ci sono per te due domande dalla community di International Young Ballers. Come prima domanda, quali sono le scarpe migliori in assoluto che hai mai utilizzato? E come seconda domanda, quali sono le caratteristiche che non possono assolutamente mancare nelle tue scarpe da basket? Un ringraziamento e un saluto da International Young Ballers. Allora, ciao International Young Ballers, io vi seguo, quindi apprezzo molto queste domande. Devo dire la verità... Tutti i giocatori di basket sono sneakerhead, sono tutti fissati con le scarpe. Ne conosco veramente pochi che si mettono qualsiasi cosa e vanno giocano.
è una cosa fondamentale per noi giocatori di basket. Le scarpe più comode sicuramente sono delle Kobe, le Kobe 4 sono le più comode, ma sono anche quelle che durano meno perché sono molto morbide e quindi si sformano, sì, presto prima. E quindi poi dopo cominciano a dare fastidio al piede, quindi sono, cioè, questo pro e contro. Diciamo che dopo una stagione ne consumi 12, cioè tipo dopo un mesetto sono, sì, da cambiare. 3 settimane, 4 settimane sono da cambiare. E poi una cosa che non può mancare nelle scarpe per me è, in gergo tecnico si chiama court feel, cioè la sensazione del parquet sotto i piedi, la sensazione di avere il campo sotto i piedi. Quindi scarpe basse comunque. Scarpe che abbiano un'ammortizzazione tale che ti fanno sentire il parquet, che non siano troppo sollevate da terra. Ma da questo punto di vista c'è una differenza un po' di ruolo? Cioè i giocatori... Sì e no. Ci sono alcuni giocatori, per esempio quelli che sono i pivot, quelli grossi, che hanno bisogno sicuramente... Ma perché di sostanza, loro, no? avendo più peso le schiacciano molto e quindi alla fine ce l'hanno lo stesso, più stabilità, forse anche più protezione, no? Più perché protezione comunque... delle caviglie, esatto. Sicuramente, perché comunque fanno dei movimenti con una forza rispetto e fanno anche dei movimenti meno repentini, sì, e più strutturati, sì, assolutamente, quindi... sì, quindi devono avere molta più stabilità, per esempio scarpe un po' più alte, cioè i cambi di direzione che fa un pivot mediamente sono meno di quelli che fa un play, anche, no? Se adesso i pivot sono, sì, diventati, certo, molto più più reattivi, sì, molto più rapidi su certe cose, e quindi conosco per esempio molti pivot che giocano scarpe da guardia, scarpe basse, con delle Kobe, certo, basse, certo. Tanti centri perimetrali che giocano lontano, certo, da canestro, ma anche che solo che sono dei grandissimi atleti che saltano e invece veloce, tornando al reparto del playmaking, la figura del combo, la figura di... ma ormai siamo tutte combo, tutte ormai combo. Non esiste playmaker più, puro non esiste più, ma perché probabilmente proprio estinto. Non si, cioè, tutti parlano di questo famosissimo playmaker che crea per gli avversari, per crea per tutti, no? Per tutti. Però io, la mia domanda è, se tu non puoi, se tu playmaker fai fatica a far canestro, comunque sei, certo, uno che prima passa la palla, come fai a creare un vantaggio, certo, per gli altri visto che a te non ti marcano? No, esatto. Quindi non esiste, cioè devi essere, anzi, più sei bravo a far canestro, più puoi creare vantaggio per i tuoi compagni. Il, certo, famoso pass first playmaker, che però in realtà... Ci sono, per carità, sì, sì, però se hai una guardia devastante lo puoi fare, però in realtà è lui, perché in realtà playmaker vuol dire quello che crea, certo, il play, crea il gioco, sì, sì, e crea, quindi deve avere i punti delle mani, perché se no la punti delle mani non ti marcano, non ti marcano, e quindi poi si adattano più facilmente al tuo eventuale passato, fai solamente la ti sponda, battezzano, come si dice in gergo, e sì, sì, c'è una comunque non ho ancora pronunciato dopo 40 minuti di puntata la parola Milos, era stato il record alla 13ª 14ª puntata, stavo per mettere il record, però adesso non ho fatto, siamo arrivati, posso recuperare Milos. Bene. Avete visto quella cosa che ha fatto l'altro? Poi qualche minuto dopo la fine di Virtus Barcellona, ha avuto la tripla del sorpasso. No, non è andata contro il Basconi, che, sì, andava malissimo. Vabbè, però insomma, poi ho visto quella cosa che ha fatto invece, che sta girando sui social, quel no look. Lui è un artista. Basta. Anche oggi abbiamo assolto il nostro minuto dedicato. Anche da Milos prendere qualcosa non sarebbe... visto che prima dicevi... Ma io, per esempio, guardando lui e guardando Sergio Rodriguez, ho notato che ovviamente loro sono dei giocatori che magari non sono velocissimi e atleticissimi, quindi qualcosa posso cercare di prendere loro... Hanno la capacità di leggere prima la situazione, ma anche quando sono senza palla. Quindi loro magari partono ad attaccare quando riconoscono che il loro avversario, chi lo marca, è un attimo distratto. E quindi riescono ad avere questo vantaggio, a creare vantaggio, piuttosto che dal palleggio, perché magari non sono più giovani come una volta, esplosivi come una volta, lo fanno in questo modo. Cioè, qua, se non hai esplosività, poi ce l'hanno ovviamente rispetto, sì, sì, ai comuni mortali, sì, però se non sono quel tipo di giocatore esplosivo al 100%, devi avere la velocità di pensiero. Cioè, la velocità di pensiero riesce a supplire la velocità magari del fisico che non è. Spesso hanno meno esplosività degli altri Rodriguez che sono in campo. Pure, certo. Cioè, io parlo di Milos, ma Rodriguez. Rodriguez. Però sono due giocatori, come diceva giustamente Stefano, che sulla longevità hanno costruito tanto, certo, la loro carriera, perché è chiaro che fisicamente non sono più quelli di prima. Io sono convinto però che se abbassaggiassi un pochino le anche di Milos, ancora delle cose le potrebbe dare. Il piede, lui c'ha il piede che mi sa che... Sì, anche il piede, anche un pochino, che un pochino soffre. Fantabasket. Come andata? La tua squadra, guarda, sono guardando prima, sono 17 millesimo su 22. Io su sono 6 millesimo. C'è la retrocessione nel Fantabasket? Sì, sì. È come a Mario Kart. Si può giocare in 8 e il nono. Allora, io non sono andato male neanche la settimana. Ho commesso l'errore fatale, visto che Zubcic a Pistoia non era stato straordinario, di mettere capitano Owens, e ho sbagliato, che sarebbe stato molto meglio Zubcic. Per il resto devo dire che Allan ha fatto bene, Galloway ha fatto bene,
Poi non ho budget, volevo cambiare Pinkins, volevo cambiare il coach, ho puntato sulla voglia di rivincita di Varese, ma andava malissimo, e quindi ho fatto un 135, mi pare, 137, non è andata malissimo, vediamo, la vedo, non è che qua... Anch'io ho avuto una settimana un po' così, continuo a scendere in classifica. Adesso vado a vedere, guarda, ho Pullen che mi ha un po'... Devo dire che aspetta, dov'è che si vede battere Gandini ogni settimana mi dà, mi dà proprio... soddisfazione, lo so. È un bel momento, sempre, è un bel momento. Allora, allora, intanto Stefano, la tua squadra, visto che l'hai... Galloway l'avevo preso anch'io, quindi cioè, beh, ha fatto però, bene la settimana. Però, scusami, allora, se prendi questi 5, poi per la panchina hai zero crediti. Però, secondo me, perché... allora questa settimana io sono. Scusate, ma io ah, ok, va bene. 4.539esimo su 23.730 questa vabbè, settimana. Che percentuale però, beh, è buono, è una buona nel primo 20%, però in classifica sono 6.833, però sto risalendo. E nelle ultime giornate mi sono perso veramente in questi piccoli dettagli. Però insomma, bene, dai, ragazzi, la squadra in questo momento è mentre è ripartita la Super Promo per andare a Torino. È giusto, quello ricordiamolo. Owens, Pinkins, Zubcic, Galloway, Allan. Volevo cambiare Pinkins, poi non avevo budget, vabbè, insomma, vabbè. Va bene, la tua squadra quindi io diciamo... credo che con la mia posso vincere tranquillamente. Ah, con i 5 sì, poi sì. Chris Dow, anche Langston, se c'è Galloway. Rischio turnover per questi, perché se non giocano sì, magari per l'Eurolega, sai. Shavon Shields deve giocare per forza. Vero, ma momento... hai il budget per questi 5? Perché... ma non lo so. No, ho capito, perché qua io vedo delle squadre da sogno ogni settimana. Chiediamo, chiedo al signor Armani se allora, la tua squadra è... stai? Galloway. Chris Dow, Galloway, Shavon Shields, Voigtman e Miro Bilan. Voglio dire. Con Galbiati allenatore, coach. Sì. Insomma, Io ho fatto 44 punti, sì. Malino. Come hai fatto 44? Posso sapere 44 adesso non è per infierire su Gandini. Policap, Cobbins. Sì, no, ma io voglio vedere una cosa adesso, scusa, non ti Cobbins preoccupare. Magari ti miglioro anche la situazione, semplicemente con la sola imposizione delle mani. Allora, vediamo. Parlate, tranquillo. Può solo migliorare questa squadra. Campionati, allora, generale 17.873. Te l'ho detto. Poi abbiamo quello... No, volevo capire con 44 quanto hai fatto questa giornata. Mi sa che... 22.742esimo su 23.000. Non è facile un record. Beh, ma 44? Ma come si fa a fare 44? Guarda che è veramente difficile, Ma anche impegnandosi. Devo mettermi a fare dei movimenti di mercato, chiamare i procuratori, gli agenti, ragazzi, direttori sportivi. Che situazione di disagio, ragazzi, incredibile. Niente, 44. Va male. 0.84, Vabbè. Non seguite i miei consigli. No. Il tuo quintetto di adesso qual è? E adesso lo recupero. Vediamo. Ma vedi, io ho Policap, Cobbins, Hervey, Logan e Pullen. Che voglio dire, di per sé non è male. Sì, non è male. Però c'hai due pivot. Ho fatto 2-1-2 perché i pivot in teoria prendono più rimbalzi. Sì, ma serve un 4 forte. Cobbins gioca poco. Cobbins gioca poco, sì, hai ragione. Cobbins gioca poco, sì, come titolare. Poi c'è la panchina un po' debole io. Ecco, mi stai già cambiando. Ma poi c'è 0,3 crediti, quindi cioè no, hai pure speso. Ho speso tanto. No, vabbè, ma c'è un problema fondamentale. Che? Ma spendi troppi soldi per le seconde linee. Sì, probabilmente ho. Sì. Mamma mia, ragazzi. Adesso tanto è arrivato un messaggio da parte della chat, sì. Scuola Calcio 2017. Leggiamo. Contrordine, Leo presente. Chi è Leo? È tuo figlio? Sono un compagno di mio figlio, che quindi oggi sarà l'allenamento. Perfetto. Il compagno più famoso. Oggi Leo c'è l'allenamento. Perfetto. Benissimo, questo è ancora giusto. Come farsi i fatti di Gandini? I fatti miei, se volete anche leggere le altre chat. No, amico mio, è stato un piacere clamoroso. È stato un piacere per me essere qua. È sempre bello parlare di basket con persone che hanno passione come me. Porta un saluto generale, io te lo dico da, non chiaramente da esperto, ma da appassionato, alla famiglia, perché quella caserta lì è stata patrimonio dello sport italiano. Io penso che tuo papà lo sappia, voi lo sapete molto bene, ma insomma avete è una storia molto romantica. Sì, Brindisi domenica sera, giusto? Sì, domenica sera. Not easy. Bella tosta. Perché loro... sta bene Brindisi. Sono tutte... Ormai il campionato italiano è così. Non c'è bello più... competitivo. Ma sta salendo il livello, perché quella sensazione... Secondo me sì, ci sono... più di 8-10 squadre che sono veramente di un livello superiore rispetto magari agli altri anni, e le squadre di tra virgolette meno blasonate invece sono delle squadre assolutamente competitive. Perché io ho la sensazione, magari mi sbaglierò, poi la finale probabilmente sarà Milano-Bologna, vedremo. Brescia ovviamente in questo momento ha altri pensieri in testa e vuole partecipare alla festa, e come lei tante altre, Napoli, Reggio, Venezia, Trento, eccetera, pure voi ovviamente. Ma succedono cose, appunto, con tutto rispetto, Sassari che batte Milano è un
e la batte in maniera meritata, o Pistoia che vince a Milano, o la Virtus che torna dalle imprese ogni partita, e perde a Brindisi che non aveva ancora mai vinto una partita, o perde a Cremona, insomma, ecco. Vabbè. Bene, dai, grazie, bocca al lupo. Grazie a voi, crepi lupo. Grazie per il massaggiatore che mi lasci, grazie. Il regalo. Grazie. Vi lasciamo la clip con l'Eurolega che ci introduce alla la nostra parte dedicata all'Eurolega. Andiamo. Buonasera da Giovanni Poggi e benvenuti a Monaco, round 12 di Eurolega, l'Olimpia nella tana del Bayern. Kai Lines che palleggia, poi attacca Gillespie, ha spazio per andare fino in fondo! Kai Lines! Tre secondi, fuori per Flaccadori, deve prendersi questo tiro. Flaccadori! Con la bomba! Non commette fallo Tonut, Ibaka per il supplementare a bersaglio, Serge Ibaka, 76 pare. Edwards dal palleggio, un'altra tripla, a bersaglio anche questa, inarrestabile. Vince il Bayern contro l'Olimpia Milano dopo un tempo supplementare. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita fantastica alla Segafredo Arena di Bologna. Cordinier! Lundberg frontale da tre! 7 secondi per andare al tiro contro Veseli. Lundberg fade away per tirare da tre! Yves Lundberg! Non ce n'è più per nessuno! La Virtus conquista l'ottavo successo in Eurolega in 12 partite. Dopo 4 sconfitte consecutive fra campionato ed Eurolega, le A7 Milano riparte dal parquet dove ha ottenuto la vittoria più recente sul palcoscenico continentale. Silz, altra tripla! A bersaglio Savoy Silz! Niccolò Melli, più 11 Milano! Lidé blocca per Nannali che si alza per la tripla! Soltanto Retina! Adesso è una valanga il Partizan! Panther lo sfida, prova la tripla in step back e la mette Kevin Panther, che giocatore. Finisce così, il Partizan infligge a Milano la quinta sconfitta consecutiva fra campionato e Coppa. Virtus Segafredo Arena di Bologna, 13° round nella regular season di Eurolega. Splendida azione, Miki Dobrić. Prova a rispondere alla Bellinelli. Finisce qui, vince la Virtus Bologna 100-90. Eurolega, è stata Eurolega. Una settimana per la Virtus straordinaria, due grandi vittorie, Barcellona e Maccabi, per Milano un po' meno straordinaria, la beffa nel finale con il Bayern, con la tripla di Baca, lo scadere e poi la sconfitta supplementare, e la gara con il Partizan, Milano era avanti dopo 2 quarti e mezzo giocati benissimo, ha subito un maxi parziale ed è crollata nel 4-4. Tra l'altro ho pensato che Milano sia ritrovata contro Bologna praticamente nella stessa situazione, a pochi secondi dalla fine, a più 3 col possesso palla degli avversari, sì. E vabbè, poi qui Hackett è andato direttamente a giocarsi. Infatti abbiamo pensato, qui faranno fallo sicuramente, perché dopo aver preso la tripla di Baca l'altro giorno, infatti l'idea probabilmente c'era, poi è successo. Poi non è successo, e alla fine Hackett è andato invece dentro. Però insomma io... da profano, perché per carità, insomma, sono qui in prestito con grande entusiasmo e con grande amore per il gioco, non mi capacito perché vedo l'Olimpia giocare spezzoni di partite veramente bene. Col Bayern è stata una partita discreta ma controllata, e che ti dava proprio la sensazione che potesse essere portata a casa. E a Belgrado per certi versi ancora meglio, perché a Belgrado fino al 60-45 avevi dominato sul campo di una squadra che insomma dà la sensazione di essere molto interessante, una squadra da playoff o quantomeno da play-in, il Partizan. Quindi insomma
e poi è successo quello che è successo. Sì, manca sempre un po' di continuità a Milano, e poi sai, su un campo come quello di Belgrado, se tu lasci un minimo che si accenda la miccia, poi non la riprendi più la partita. Però 37, perché il pubblico 9, ragazzi, però il pubblico ha cominciato a entrare, è diventata una bolgia, poi quando loro prendono ritmo diventa ingiocabile in quei casi lì. Non devi lasciarli entrare in partita. Per due quarti e mezzo Milano l'ha fatto, poi è finita l'energia, è finita la benzina, Milano è calata e... Se prendono quell'abbrivio non li fermi più. Virtus-Barcellona è stata fin qui la partita dell'anno, secondo me, in Eurolega, per la Virtus, almeno per la Virtus, attraverso anche la sofferenza, a un certo punto eri a meno 14, meno 16, insomma, e poi però, insomma, Lundberg straordinario, Hackett benissimo, Schengelia c'è sempre, Beninelli c'è sempre. Anche Mascolo ha fatto il suo, ecco, debuttando. Volevo ricordare tutto al momento clou della settimana, che è il canestro di Mascolo del 65-63, con quel primo piano che gli hanno fatto, e di lui che tornava a difendere, ma che aveva un sorriso che dice, sarò era il debutto, la prima volta che anche entrava. Anche il cross per Schengelia non è stato male. Neanche quello. Però ti dico una cosa, senza sminuire per nulla la vittoria della Virtus, secondo me il Real rispetto al Barcellona ha parecchie piste in più. Sì. Infatti, Barcellona è forte ma giocabile. Ma infatti, il Real è io ti dico che l'Olimpia, il meglio dell'Olimpia che abbiamo visto fino ad oggi, che per me rimane il terzo e quarto quarto con la Stella Rossa, poi magari ti viene in mente anche qualcos'altro, può andare lì e giocarsela. Poi è chiaro che è uno dei campi più difficili e adesso invece servirebbe maledettamente una vittoria. Però insomma, direi che è molto importante. E la Virtus deve un po' sbloccarsi fuori casa, perché adesso sono un po' tante le sconfitte consecutive fuori. Non preoccupano, perché in ognuna c'è un motivo. Forse la più brutta è stata quella di Monaco di Baviera, onestamente. Beh, la Virtus, con tutte le vittorie che ha fatto in Eurolega, ha guadagnato una specie di credito che adesso può stare tranquilla, che comunque è lì bella in alto. I playoff al momento sono abbastanza blindati. Infatti, è chiaro che nel ragionamento che per esempio faceva anche Dan Peterson l'altro giorno in radio, secondo me molto interessante, sul fatto che bisogna arrivare poi bene alla seconda parte della stagione. È vero che la Virtus ha speso molte energie, che ha un roster comunque abbastanza anziano, no? In alcuni giocatori chiave. È anche vero che se stai 9-4 in Eurolega, questo ti dà la possibilità non di fare calcoli. Banchi la settimana scorsa ce l'ha raccontato benissimo, che è impossibile in Eurolega, se non sei il Real Madrid, per capirci, cioè se non sei una squadra che comunque playoff ci va perché è più forte delle altre, è praticamente impossibile amministrare e gestire le energie. Però insomma, se la Virtus riesce a mettere qualche altra vittoria nelle prossime 7-8 partite, poi veramente potrebbe farsi una primavera quasi di gestione e tenersi qualche energia per la parte finale della stagione. Sicuramente il discorso è molto astratti. No, però ci stanno. Mentre Milano, il problema di Milano è che può andare al playoff. Per me ci può andare, cioè per il valore che io intravedo in questa squadra, è una squadra da playoff senza grandi discussioni. Però per farlo magari sarà costretta a uno sforzo supplementare che poi magari potrebbe pagare nella parte, non lo so. Però, la distanza numericamente dal decimo posto non è ampia, assolutamente recuperabile, però infilare un filotto di vittorie, bisogna ritrovare un pochino di continuità, che è quella che sta mancando a Milano, quella la continuità di giocare 40 minuti Quante tutti allo stesso per modo. Per andare al play-in 16-18? Forse anche 15-19? Forse anche 15-19, secondo me, perché alla fine se c'è molto equilibrio la quota si abbassa. Quindi 15-19 significa che alla Virtus ne servono 6. Insomma, ne mancano tanti. Esatto. E l'Olimpia deve fare 11-10 se non 12-9, quindi che può fare, secondo me, perché insomma. Comunque gli ultimi anni insegnano che le posizioni sesta, settima, ottava, no, sono sempre molto vicine, molto combattute, ci sono sempre classifiche avulse, differenza punti che entrano, perché le squadre a quel livello sono comunque molto simili. Viva il play-in, posso dirlo, perché insomma, adesso in questo momento chiaramente i tifosi di Milano soprattutto diranno viva il play-in, ma credo che sia per tutto il meccanismo dell'Eurolega. Tra l'altro saranno partite secche con una stagione in palio, perché giochi una partita, sì, chi è avanti può perdere e giocare quella dopo, però voglio dire in due partite ti giochi la stagione, quindi sarà anche molto bello. Poi è la bellezza dell'Eurolega ed è la bellezza del basket. No, perché poi alla fine pensa se arrivi alla Final Four, ti ricominci, riparti da 0-0 e 40 partite alle spalle non hanno più nessun significato in 40 minuti. Esatto. Gli appuntamenti, li ricordiamo, della settimana europea. Questa sera si comincia con Paris Basketball Umana Venezia, quindi Eurocup. Domani 19:30 Bourg-en-Bresse Trento, alle 20:30 Murcia Tortona, quindi Eurocup per Trento, chiaramente Champions League per Tortona. Giovedì e venerdì l'Eurolega, 20:30 giovedì Baskonia Virtus, venerdì 20:30 Barcellona Milano, doppia sfida Spagna Italia.
molto interessante, molto bella da seguire. E ricordiamo anche la prossima giornata del campionato, 12ª giornata. C'è un big match sabato perché Bologna affronta Venezia sabato sera alle 20:30, mentre Milano gioca in trasferta sul campo di Varese, un derby da seguire su DAZN 17:30 domenica. Poi c'è Reggio Emilia-Brescia, altra sfida interessante sabato sera, Treviso-Trento, Cremona-Tortona, Scafati-Napoli, derby, anche questo comunque bello tosto, Pistoia-Pesaro e Sassari-Brindisi. Sì. Appunto, come dicevamo con l'amico Gentile. La magata della settimana, ti faccio vedere quello che è il trucco più vecchio del basket, che però funziona sempre. L'ho visto. Robinson sulle spalle di Golden e canestro. Esatto. Questo si fa da quando Naismith ha inventato il gioco, eppure funziona ancora. Sì, sì. Ed è assolutamente lecito, legale. Eccola. Se ti distrai, ti giri di schiena al passatore sulla rimessa, subisci questo. Bene, amico mio, dai, ci vediamo martedì presto. Prossimo, vi lasciamo con la dove top 3 della settimana. Dove sono a Varese, C'è un derby, Varese-Milano, bellissima. Partita sempre così, bellissima, particolare. Anche perché sa, Varese è in una crisi tecnica molto forte, però insomma deve dare un segnale. Quindi esattamente lo spirito che avrà Milano a Barcellona, quello di una partita che deve provare a vincere in tutti i modi, che chiaramente non è facile, ce l'avrà poi Varese contro Milano. E poi sarò virtualmente a Vitoria per Baskonia-Bologna giovedì. Quindi vado terra basca a fare un giretto, che virtualmente. Bello. Virtualmente, sarebbe bello andarci. Sarebbe bello andarci. Vediamo da Zon se ci manda a fare le trasferte. Io faccio la Roma, poi dopo che finisce proprio giusto a 18:40, finisce proprio esattamente sulla palla 2 della Virtus. Grazie. Va bene, ci vediamo martedì. Ciao a tutti. Ciao. Da Zonga Game. Soffia la palla Gentile. Dall'altra parte l'alzata per la schiacciata stavolta, ben riuscita. Qui Melli attacca ancora e inchioda a due mani, super carico di Colomelli. Willis da tre punti, difficilissimo! Difficilissimo! Quattro decimi! Vanno tutti addosso a Peyton Willis, 100-97!